L'universo, la nostra grande ed oscura casa. Sono sicuro che molti di voi si stanno chiedendo cosa c'entri con l'horror. Bene, dovete sapere che conosciamo davvero poco il grande e buio luogo in cui viviamo. E in quel poco che conosciamo siamo riusciti a scoprire delle cose assolutamente terrificanti riguardo lo spazio e ciò che vaga al suo interno. Non parliamo solo di buchi neri. Esistono dei fenomeni che potrebbero mettere a repentaglio la vita sulla Terra in qualsiasi momento. E altri ancora, che sono spaventosi anche solo a guardarli a anni luce di distanza. Per questo, trovo che l'infinita distesa di materia di cui facciamo parte non sia un luogo poi così accogliente. Ma adesso basta parlare, e iniziamo subito il nostro viaggio alla scoperta delle cose più spaventose nell'universo. Iniziamo la nostra ricerca non molto lontano da casa. Ci troviamo nella nostra galassia, la Via Lattea. A condividere lo spazio con noi in questa distesa di stelle e pianeti si trovano alcune stelle che tornano in vita in modo violento. Gli astronomi chiamano queste stelle zombie supernove di tipo Lux. Esplosioni enormi e potenti che proiettano materia stellare nell'universo. Le supernove di questo tipo esplodono in sistemi binari che contengono almeno una nana bianca, una piccola stella super densa che ha cessato le reazioni di fusione nucleare. Le nane bianche sono morte, ma non necessariamente rimangono tali in un sistema binario. Anche se brevemente, possono tornare in vita con la gigantesca esplosione di una supernova, traendo materiale dalle stelle compagne o attraverso la fusione con esse. Oltre alle stelle zombie, esistono anche le stelle vampiro. Lo so, è strano tutto ciò, ma giuro che non stiamo parlando di film di fantascienza. Queste stelle vampiro, proprio come i vampiri che conosciamo, si mantengono giovani risucchiando la forza vitale dalle loro vittime, anche esse stelle. Sono note come vagabonde blu e sembrano più giovani delle altre con le quali si sono formate. La loro temperatura è molto più alta e appaiono molto più blu. Gli scienziati credono che questo fenomeno sia dovuto all'assorbimento di idrogeno dalle stelle compagne. Oltre a zombie e vampiri, nella nostra galassia si nascondono anche ragni e streghe. No, non in senso letterale. Si possono vedere queste forme in gas incandescenti e polveri chiamate nebulose, sparse per tutto l'universo. Ovviamente, streghe e ragni spaziali non sono altro che esempi di pareidolia, l'illusione subconsciente del cervello umano di ricondurre ad oggetti noti immagini di forma casuale. Lo stesso meccanismo che ci permette di vedere oggetti avvolti guardando le nuvole. Insomma, niente di cui aver paura per ora. Quindi, andiamo a 750 milioni di anni luce dalla Terra per scoprire il pianeta nero. Questo è il pianeta più scuro che si conosca, più nero di un blocco di carbone. È un gigante gassoso grande più o meno quanto Giove. Si trova nella costellazione del Dragone ed è conosciuto come TRES-2b. Il pianeta riflette meno dell'1% della luce che lo circonda. Ciò lo rende più nero di qualsiasi luna o pianeta conosciuti. Vi starete chiedendo perché dovrebbe spaventare, giusto? Ebbene, provare a respirare l'aria di questo pianeta sarebbe simile ad inalare della lava incandescente. Infatti, la sua temperatura si aggira attorno ai 980 gradi centigradi. Questo, aggiunto al fatto che il suo colore è nero profondo, sia tuttora un mistero per gli scienziati, è sicuramente spaventoso, ma ovviamente non è motivo di preoccupazione per noi. Ma ora avviciniamoci un po' a casa per scoprire qualcosa di non solo spaventoso, ma anche pericoloso per la vita sulla Terra. Relativamente vicino al nostro pianeta, sono presenti numerosi asteroidi di grandi dimensioni. Gli esperti affermano che una roccia spaziale ampia almeno un chilometro potrebbe spazzare via l'intera civiltà se colpisse il nostro pianeta. E anche gli asteroidi che misurano appena 40 metri possono infliggere gravi danni se colpiscono nei pressi di un centro abitato. Un asteroide è probabilmente ciò che ha spazzato via i dinosauri 65 milioni di anni fa. Fortunatamente per noi, le possibilità che ciò accada sono solo una su 100.000.
Ancora più fortunatamente, gli scienziati controllano i cieli per individuare le rocce spaziali pericolose e tra qualche anno esisteranno modi per deviare gli asteroidi dalla Terra. Insomma, possiamo stare tranquilli? O forse no? Direi di no, ma non a causa degli asteroidi. Vi spiego subito perché. Una delle cose indubbiamente più spaventose è che oggi gli astronomi credono che al centro della maggior parte delle galassie vi siano enormi buchi neri. E non parliamo solo di galassie lontane milioni e milioni di anni luce, bensì anche della nostra. Infatti, gli esperti sono arrivati alla conclusione che al centro della Via Lattea sia presente un buco nero supermassiccio denominato Sagittarius A. Esso ha una massa di 4 milioni di volte superiore a quella del nostro Sole, e nonostante ciò, il suo diametro è appena 31 volte più grande. Per capire meglio, immaginatevi 4 milioni di soli racchiusi nello stesso spazio che occuperebbero 31 soli. La sua forza gravitazionale è impressionante, e il fatto che sia relativamente vicino a noi e che ci attragga in continuazione verso di esso è semplicemente spaventoso. Ma adesso basta parlare della Via Lattea. Usciamo dalla nostra galassia per osservare un fenomeno decisamente più spaventoso di tutti quelli finora citati. È arrivato il momento di chiudere il video se siete delle persone ansiose. Vi siete mai chiesti quale sia il fenomeno in assoluto più distruttivo ed imprevedibile dello spazio? Ve lo dico io, i lampi gamma. Essi sono potenti esplosioni che durano da pochi millisecondi a più di 10 minuti e sono il più potente fenomeno energetico osservato finora. Ne avvengono circa uno al giorno in tutto l'universo e si sviluppano in direzione del tutto casuale e imprevedibile. Questi potenti raggi vengono prodotti quando il nucleo di una stella molto massiccia collassa, diventando un buco nero. Durante questo processo, la stella espelle getti altamente radioattivi ad una velocità prossima a quella della luce. Questi raggi sono la concentrazione di tutta l'energia prodotta durante la vita della stella, lampi di radiazione elettromagnetica capaci di obliterare qualsiasi cosa si trovi nel loro cammino, inclusa la nostra amata Terra, che potrebbe essere spazzata via in qualsiasi momento. Se la Terra venisse colpita da un raggio gamma, la nostra atmosfera verrebbe totalmente distrutta, lasciandoci esposti alle radiazioni nocive del Sole e del raggio stesso, e causando molto probabilmente un'estinzione di massa che riguarderebbe ogni forma vivente sul pianeta. E se fossimo proprio sulla traiettoria di uno di questi lampi gamma? Niente di troppo irrealistico, purtroppo. Improvvisamente, i peggiori film apocalittici sembrano uno scherzo se paragonati con la spaventosa realtà che ci circonda. Siete d'accordo? Ad ogni modo, come al solito, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento ad un prossimo spaventoso video.